Innanzitutto ben trovati, volevo ringraziare voi operatori dell'informazione perché durante questo periodo così complicato avete comunque svolto il vostro lavoro, eravate in giro, avete preso i vostri rischi e avete fatto quello che la Costituzione prescrive come base della democrazia e quindi volevo ringraziarvi. Oggi è la festa della Repubblica e la base della Repubblica è data da libertà fondamentali. Queste libertà fondamentali sono una collegata all'altra. Quella principale è quella di poter essere liberi di esprimere il proprio pensiero, di poter criticare chi governa e soprattutto di poter essere informati, perché essere informati è la cosa più importante che esiste. In questo periodo voi siete stati in grado di educare un popolo all'epidemiologia, lo avete fatto ovviamente con tutti i limiti umani, non c'è dubbio, non è che tutto è andato perfettamente, però se adesso possiamo festeggiare la Repubblica riaprendo il paese e facendolo funzionare è perché adesso abbiamo un esercito tra virgolette di italiani che conosce il virus, è in grado di gestire bene i dispositivi di protezione, è in grado soprattutto di rispondere in caso di necessità alle misure che sono ancora possibili per immediatamente aggredire e circondare i contagi che dovessero eventualmente manifestarsi in questa fase di riapertura. E quindi volevo dedicare veramente a voi, a tutti quelli che hanno lavorato in sanità, tutti quelli che hanno lavorato nella protezione civile, alle forze dell'ordine, diciamo la verità, ai soliti, possiamo chiamarli così, a quelli che qualunque cosa accada, dal terrorismo alla mafia, dalla grande corruzione alle pandemie, sono sempre stati in prima linea per difendere la Costituzione e difendere la Repubblica.